gli sforzi e l'impegno messo dai compagni in questo lavoro dice un po' su quello che siamo e dice anche un po' su quella che è la motivazione che abbiamo, perché questa sede non è un luogo fine a se stesso, è uno spazio per fare politica ed è uno strumento per noi per la nostra battaglia politica e per noi rilanciarlo dopo averlo strutturato, prendendolo da soli, è un'occasione per provare a rilanciare ovviamente l'insediamento di Sinistra Classe Rivoluzione in questa città e nello stesso tempo provare ad estendere le nostre forze. C'è un'ultima cosa che dirò prima di passare la parola agli altri compagni, ed è la cosa più importante oggi, e cioè che noi oggi intitoliamo la nostra sede ad un compagno che non c'è più, Hans Gardofinger, che è venuto a mancare nel marzo di quest'anno per complicazioni dovute al Covid. Hansgerd è stato il fondatore, il principale dirigente della nostra sezione tedesca. Noi come Sinistra Classe Rivoluzione, la maggior parte di voi lo sa, siamo parte di un'internazionale, della terza razzista internazionale. Ora noi qua, la maggior parte dei compagni che stanno qua, tutti noi siamo internazionalisti. Però Hans aveva una naturalezza nell'essere internazionalista, nell'utilizzare qualsiasi cosa si muovesse in qualsiasi parte del mondo come elemento di battaglia politica per rafforzare una prospettiva alternativa. E questo emergeva, si vedeva a tutti i livelli e penso che tutti i compagni che l'hanno conosciuto lo possono testimoniare. I'm really proud to see how beautiful your office is and how much work you put into it and how many people, comrades and colleagues, are here to celebrate this. Sono molto contenta di quello che abbiamo fatto, della sede che abbiamo aperto, che ci sono tante persone qua per festeggiarlo. Papà. Di buono in ogni compagno dell'internazionale, anche chi è a Napoli, e questo mi rende molto orgoglioso e felice. Avrei voluto che mio padre potesse vedere l'obiettivo del socialismo nella nostra vita trasformarsi in realtà. Ora dobbiamo lottare per noi e per la prossima generazione. E l'apertura dell'ufficio di Napoli è un primo passo importante nella costruzione dell'internazionale. Volevo ringraziarvi dal profondo del mio cuore per averci permesso di essere presenti all'apertura del vostro ufficio. Anche nel nome di tutta la sezione tedesca vorrei dire che siamo molto orgogliosi che i compagni di Napoli abbiano fatto un passo così grande nella costruzione dell'organizzazione. Hans aveva una grande lealtà e una grande fiducia in questa internazionale, un'ammirazione profonda per Ted Grant. A proposito, voglio dire, come diceva Antonio, noi stiamo aprendo sedi in varie città in Italia, abbiamo aperto a Milano la sede dedicata a Ted Grant e altre le apriremo nei prossimi mesi. Soprattutto Hans aveva una capacità, una cosa che spesso Ted Grant diceva: sapeva osservare il mondo dal punto di vista della classe operaia, che è quanto noi ci sforziamo di fare e di educare ogni militante della nostra internazionale. Guardare il mondo con gli occhi della classe operaia, anche se non sei un operaio, e Hans lo era un lavoratore, anche se sei uno studente. Comunque l'educazione in questa organizzazione, nella tendenza marxista internazionale, a vedere il mondo dal punto di vista dei proletari, cioè degli oppressi. E quelle frasi che avete scritto in questa nuova sede, su cui si conclude il manifesto, sono state alla base della vita di Hans e della vita di noi tutti che abbiamo dedicato la nostra esistenza alla lotta per il socialismo. Hans era ottimista, analizzava la situazione e sapeva sempre come trarre il
meglio, la sua conoscenza del movimento operaio nazionale e anche internazionale era enorme. E non importa dove siamo andati, Hans era interessato a tutto. Quando ci siamo sposati nel 1988, la nostra luna di miele è stata a Parigi. Un fine settimana e gli infermieri e i medici erano in sciopero. Allora, così abbiamo passato, sta chiaro, un giorno intero a distribuire valvolatini e a vedere giornali con i compagni. Potrei continuare per ore e ore a parlare di Hans, ma del suo umorismo, del suo calore, mi manca molto, a me personalmente e a tutti noi a livello politico, e rimarrà una parte di me, di noi. Avrebbe voluto che il suo lavoro continuasse, per questo noi andiamo a continuare. E ammirava molto, lo devo dire, il lavoro dei compagni italiani, specialmente in la internazionale, sempre lo diceva. E parlava molto su questo. Si sentiva molto, molto vicino ai compagni italiani. E sono molto commossa che ora venga onorato qui a Napoli. Il socialismo nella nostra vita non ha vissuto per vederlo, ma ha dedicato la sua vita a questa lotta, e la lotta continua.